Sì, cortesemente. Ah. Ma perché c'è Faccetta Nera? Ma Vorrei saperlo anch'io. perché si ripetono sempre le stesse canzoni? Qualcuno sta facendo qualcosa nel server. Chissà che quel qualcuno. Ah, non ho i permessi. Posso skippare, ma non posso togliere il loop. Alessio, Alessio, Oh, guarda Superliminal in HD sulla live di Twitch e ti domanderei perché. Ah. L'unica risposta è perché la condizione di Discord fa schifo. Ah, tutti sanno che. Perché Discord limita gli FPS a 30 schifosissimi FPS e ti fa mettere il video in 480p. Neanche Io la non ho HD. perché. Devi Guarda che c'è in pagare. 720. Come 720 poco. Sì Ah, che c'è in sì, ma 720. è 30 FPS, tipo ti lagga tutto quanto, che schifo. Bella sega. Dov'è È molto che brutto. c'è il. Basta che clicchi sul mio profilo, quello con il quadrato, il triangolo e il cerchio buffo. Bellissimi. Ah, ecco. Fico. Sì, segui. Eccoci. È vero che la Bea ha già visto il livello, quindi non serve. Beh, se la Bea volevo mettere un'altra volta, ben accetto. Vuoi di nuovo vomitare, Bea? No, non ci penso, no. Ok. Vabbè, allora. Continuiamo Oh, mio fratello. l'avventura smuso di ieri. Allora. Di Vicenza. Devo continuare Magra. dal livello dello spazio bianco, devi vederlo che è troppo figo. Ma io l'ho già finito. Non importa, tu taci. Sento la canzone in sottofondo. Più o meno però perché non è proprio. Non è proprio proprio. Aspetta, acquisizione gioco. Ah, ecco perché. Ciao, c'è il letto. Ma se tipo la mettessi a schermo intero la live. Mette a schermo intero? Ciao. Sì, ma non ci riesco. Perché dormo con mio Ok, allora, fratello. quando ci sei dimmelo che questo è il Ah, livello dello... ci sono. Ok. Allora, questo è il livello dello smuso, che tipo, ho scoperto che si deve fare così. Cioè, tu metti... Ah, Ah. aspetta. Tu devi Sì, lo mettere so. questo qua. E poi si ingrandisce. E io picchi. No, non c'è nessun picchi. Tu devi giocare a Porta questa. via. Ma che ho Ok. messo il loop infinito. Guarda Non adesso, posso guarda cliccare il adesso, bot. guarda Vabbè. adesso, guarda adesso. L'edificio lo portiamo qui sulla porta. E quindi c'è un... Ah no, non ancora, aspetta. Perché dobbiamo fare ancora un po' di volte, poco. Sì, diventa il bacio. Si diventa una cosa tipo troppo baciosa. Tipo che sta Bacio di salendo consenso. full l'albero, ma... Figa! Eccoci. Ok, ora facciamo così. Guarda il trick, guarda il trick. Trick. Perché non funziona ancora, poca? Sicuramente non esploderà tutto. No, più che altro non capisco perché non sta funzionando. Mi domando picchi. Perché l'ha fatto... Oh mio Dio, si sta buggando tutto quanto. Entra tenendole in mano. Nel mio letto. Che bello avere le live con un sottofondo di Alessio che canta. Eh sì. Troppo swag. La farà il nostro eroe a fare la cosa, capito? Se questa stanza non si ribaltasse a caso, sì. Ma smetti di piangere. Nel mio Ingrandisci, letto. stronzo. Le parole. Cazzo è quella roba? Ah, ok. Ben, Cazzo è quella roba? anche Ah, tu ok. smetti di piangere. Piangere è bello. No. Sì, ma non è bello. Sì, Cioè, ma non io è bello. dove... Io dove mi riscaldo, via.
nel mio letto. Cioè, io so che pensate che io sia chissà chi, ma no? Cosa? Ma chi sta parlando? Non lo so neanche io. Questa cosa qua non si ingrandisce, sto stronzo. Nel mio letto. Cosa stai facendo? Sta spaccando il gioco. Il bacio. Il bacio definitivo. È tutto bianco, mio Dio. Che bello che è bello che all'inizio mi sembrava tipo detto, ma come, no, ho buggato il gioco. È tutto previsto. Poi ti eri assolutamente dimenticato che stavi giocando a Super Liminal. Capito no? Allo smuso Liminal. Cosa? Ecco, questa qua è la foto che hai dato ieri su WhatsApp. Ma è troppo swag questo posto. Sai che non me lo ricordavo. Swagissimo, tipo troppo. Non un'uscita, ma io la prendo come un'uscita. Andiamo poco. Una stanza molto. No, sono caduto. Già mai stato. Ma vabbè, è una figa bianca. No, sono caduto ancora. Sì. Qui c'è un'uscita molto swag. Ah, un cubo. Swag. Una porta del mistero. Porta del bacio. Ciao, sono il dottor Glenn Pierce. Ciao. Ciao. Scommetto che devo andare in fondo. Vabbè, non mi interessa la tua storia. Voglio solamente vedere cosa c'è avanti. E scommetto che c'è qualcosa di molto swag. Swaga. Lo spazio bianco. Lo spazio del mistero. Spazio del mistero. No. No, picchi. No, poco. Ah, poco. Io quando piove, stamattina praticamente. È vero. Hai perso pure il bus. No. Guarda, fuori piove, però non sente niente. Nel mio letto. Tipo noi, quando vediamo fuori dalla finestra, dalla nostra scuola mitica del Severi, senza un termo. Che schifo il Severi. Senza un termo. Nel mio letto. Il posto bianco. Oh mio Dio, dove sono finito? Allora. Oh my God. What should I do? Questo posto è molto molto sus. Non veramente ti dico, è molto sus. Un po' sus, mi dicono. È stra sus questo suo posto. Io una volta mi faccio il team e solo di uscita del mistero. Regalo. Solo una volta il team solo pyro. Quello una volta puoi stare sicuro che i nemici sono tutti pyro. Ciao, oh, gioco Genshin Impact. La bea che tilda. La bea che tilda. Ah, bea, ieri la bea mi ha detto, ma no, Puck, fermo. Quanto pagherei per essere in questo posto qui? Tu quanto pagheresti, Alessio? 3 euro. Mamma, che schifo. Ciao. Che schifo c'è, Pacca. Buongiorno. Che schifo. Ciao, Pacca. Ciao. Tu quanto pagheresti? Per cosa? Per essere nel posto in cui sono in live in questo momento su Super Lina. Vai, fermo, bambino di merda. Super Lina. Non so neanche che gioco sia. Beh, allora non. Beh, lui gioca solo giochi da proce, infatti. Oh, che cazzo è? Oh, ma che bello, ma che bello. Aspetta, allora Limina sa giochi da trans, scommetto. No, ho capito soltanto Line Trans, scusate. Lineal, ok, va bene. No. Spazio liminale. Perché okay. C'è tipo un'icona gigante di Windows? Lo sai che sì. No, l'ho detto anch'io. Cioè,
ieri, l'ho detto anch'io questo qua, è Windows, ho detto che è uno sponsor Windows, l'avevo detto, non avevo così torto allora, non sono l'unico a notarlo. E lo prendo Windows e 11 e lo, no no, Windows 10 perché c'è le cose rettangolari, noi vogliamo quelle con gli angoli smussati. Ma cosa dovrebbe essere, tipo una cosa che fai te in VR? Sì, cioè se no, infatti io la Bea ieri vi ho detto, allo stesso momento aveva pensato la stessa identica cosa, aveva pensato, ma se questo gioco fosse in VR, sai quanto figo sarebbe, tipo troppo smutto. No, se fosse in VR ti viene da vomitare, sbocchi. Come, no, vedi lì infatti. Vedi Lin? Esatto. Ah Bea, oggi hai perso tutta la stima che avevi per Lin. Sì. Che? Boh, Gesù. Non saprei. Dimmelo tu. C'è un interruttore del mistero. No, non lo so, ho perso tutta la stima che avevo per Lin. Sì. No, non lo so. Non l'ha perso. Mamma. Mamma. Ma dove sono? Non lo so almeno, dimmelo no, tu. Da Bea non l'ha persa, assolutamente. Perché? No, spiegatemi. No, non lo so, Bea. L'ho detto così a caso Alessio, non so così cosa stia parlando. Mamma. Oh, che bello, tutto bianco, che bello. Ma qui la scala tema bianco su Discord. Tema bianco su Discord essere tipo. Tema dei croci. Ma qui c'è una linea del mistero. Qui c'era prima. Ah, mi sono così tanti indovinelli da caso. Ok. Sì. Ho un attimo risolto un problema in chat. Oddio, che è qua un frosso. Che no, schifo. Ah, c'è Edoardo. Ciao Edoardo. Che schifo. Oh, no, che schifo. Ciao Edoardo. Oddio, c'è anche Marco. Che schifo. Oh no, c'è anche Yuki. No, li ho rovinato. No, c'è Matteo. C'è Matteo. No, ciao molto Matteo. Matteo. Andiamo nell'altro vocale. Ciao. Ciao. Allora, qui Alessio, devi dirmi pillola rossa letto. O pillola blu? C'è una differenza? Non te lo dico. Allora, vediamo. Qual è il colore più vicino ai neri? Il blu, quindi il rosso. Ma anche l'altro, vabbè. Allora, andiamo avanti. Quella che... stanze del mistero. Ti ho detto rosso. Allora, ormai sei qua. Ormai sei negro. Rosso. Rosso. Ah. Nel senso buono. Rosso. E però Legno, vedi queste bellissime finestre? Sì. Era che per caso immaginazione. No. Il grande Poca. Triccato. Ma perché sta uscendo entrando gente, non capisco. No, no, gente. Perché sono entrati nell'altra anno. Cioè, vergogna, chi è il coglione? Belle tette, beh. Chi è il coglione? Bel culo, Bea. Che è il coglione? Nel mio letto. Ecco, questa qua. Dimmi cosa ti ricorda questa città qui. Cosa ti ricorda questo posto qui? Veggiano? No. Super Hot? No. Padova! La nostra carissima Padova grigia al mattino. Copia e incolla. Esatto. Se vado in bagno, non è bello. Ma cazzo si disegna una mano, ragazzi? Non te lo dico. Perché non lo sai, perché sei stupido. Oh, ma qui c'è... C'è un signore che mi sta guardando. Ciao. Un omosessuale... Che in realtà è solo uno scherzo. Il signore non esiste. Perché qui... Tipo andare qui... sono caduto. No, poca. No, Pinky. E io adesso prenderò questi... E mi metterò qui. E non cado. Wow. No. Quindi... Mi sembra che tu sia caduto, invece. No, non sono caduto. Quella che trick, se vado in bagno. Se tu sei caduto, no. No, questa cosa qua me l'ha consigliata ieri la Bea di farlo. Ammetto che non ci è arrivato subito arrivato. Se no, non tiri in causa perché io non ti ho consigliato niente. Come no? E la non cosa è bello. La cosa delle pedine. Assolutamente no, vergognati. Ah, ok, sono stato io allora a farla. Perfetto, sono intelligente, sì. Sono intelligente io, allora, mi prendo i crediti. Non ho detto questo. Ma i 50. Ragazzi, vi devo comunicare del fatto che se vado in bagno non è bello. Vabbè, ci può stare. Può stare, che dici? Anche per me. Ma cacca o spacca?
Sai che non te lo dico? No, dai. 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 Boom. Il formaggio. Ivan Boccalone. Il formaggio del mistero. Cosa? Avevo le stesse battute. Ma tutti e tre mi avete, cioè, mi avete mancato tutti e due, va. Cosa? Abbiamo le stesse battute. No, cioè... Sono no, ma Ivan... entrambi. Cioè, ma cavoli, ci siete non ho capito cos'è che abbiamo fatto alla Bea. Eh? No, no, non voi, non voi. Io. Ah. No, no, non voi, voi, i tipi qua. Ah, boh, Gesù. Se vado in bagno, non è bello. Allora, qui c'è una stranissima cosa. Guarda che buttati giù. Ok, ciao. Ciao. Oggi la Robertone che è stata la lavagna mi... E cos'è che era? Mi faccio tagliare. No, sì, sì. No, poca. Faccio tagliare le vene. Oh, ma c'è... Ragazzi, se vado in bagno non è bello. Oh, qui sono uscito. No, si era buggato malissimo, stava volando. Non saprei dirti bene, no. Non saprei dirti bene, poco. Che c'è in chat? In adesso? Chat... Di quale chat? Valente Sbocco. Sì, lo so, già letto, ho già risposto. C'è l'insbocco. Ah. L'insbocco. C'è l'in in chat. E dove devo andare adesso? Cosa? Era pacca. Uscita. Clown. Uscita. Come uscita? Buttati. Oh mio Dio. Dai, che è uscito. No, poco. Perché adesso è andato a caso? Oddio, okay. Adesso... mi hanno spostato un'altra vocale. Adesso cominciano a rompere, che palle. Oddio. Allora. L'avevo spostato io le cose. Ah, ok. No, pensavo che fosse la solita persona a fare le solite furbacchiate. Le 8 di mattina pronti a prendere il veggiano. Entrare. Ma lo prendiamo alle 7. Zitto. Entriamo dentro il Severi. Ecco, vedi tutto un buio che entra dentro il Severi. E se vado in bagno. Niente, prima ora della Coban. Scusami, devi dirlo tipo, giusto. Loading, tipo non durante l'ora della Coban. Loading. Non avere voglia di essere fare lezione tipo. Se vado in bagno. Sono le 8 del mattino. Ma si è rispento tutto. No, Puck, dove sono finito? No, Puck, perché sono indietro? Te lo dico, in realtà ti dirò, non sei indietro. Ok, infatti l'avevo notato. Not an exit, vabbè. Lo sai come fare questo qua, no, vero? No, non te lo dico, non me lo dire. Non te lo dico, non me lo dire. Devi andare, devi andare su, giù, poi destra, sinistra, su, giù, destra, sinistra. Ma devo rifare tutti Prankato. I livelli al contrario. Questo no, no, è unfair. Ok, no, stavolta i livelli sono giusti, tipo non sono strani. Ok, capito. Là c'è il signore figo, che adesso andrò a salutarlo. Ok. Ma non saprei dirti bene perché. Ma posso tipo fare un metro senza che cambi roba? No. Quindi ripete le situazioni ancora, tipo la scuola italiana, ripetiamo sempre le solite cose. Ascolta bene, questa qua è la parte con la tram. Ovviamente proprio in questa gente incappiamo nel fallimento. Ma com'è? Adesso è anche la Puddu che ci dice che siamo dei falliti, non so. Praticamente. Ma tu hai avuto difficoltà nel puzzle con il ventilatore nelle mele? No, sinceramente. Io sì! Un pochettino. Però grazie alla Anna e la Bea ho capito un po' come fare. Se vado in bagno, non è bello. Ok, torniamo indietro, cosa vuoi che ti dica? Perché devo tornare indietro? Allora, c'è un bel film. La tua vita è un lotto costante e sarà sempre colmo di problemi. E lo so. Uno tra questi è la scuola. Non posso passare per di qua. Sei smuso allora? Vabbè, sei Samso? Oh, non cambiatemi
l'uscita in 2 secondi, perché sennò non capisco. Avendo io se le cose non ringrazio, le comprese per ciò che sono realmente. Avendo compiuto passi in avanti, a prescindere da quanto distante o quanto inaspettato il percorso che hai intrapreso sia reato rispetto al previsto. No! Questo qua è il livello dove c'era l'assassino, me lo ricordo. Quanta ansia! Io pensavo un botto che ci fosse un jumpscare. Col sangue. È il mio preferito quello. Anche il mio. No, ma pensa, io pensavo. No, beh, il mio in assoluto era Spazio Bianco, giustamente. Cioè, troppo bello. Spazio Bianco Swag della Madonna. Quindi tornando indietro, dovrei comprendere che tutti questi livelli erano fatti semplicemente, ma che in realtà era semplicemente fatto e basta. C'è un gioco molto simile a questo, che è un gioco horror, si chiama Liars of Fear. Non so se lo conoscete. Quale? Aspetta, dimmi il nome. Liars of Fear. Livelli. Dimmi come si scrive. Liars. Ah. Layers. Esatto. Off Fear. Ed è tipo bellissimo perché ti fa rendere conto la fine. Cioè, tipo, finisce l'horror e ti mostra la casa, che è tipo letteralmente 2 metri cubi. E tieni conto di aver girato per 8.000 ore di gioco con tutte robe strane per niente, perché in realtà era piccola la casa, ma tu eri matto, perché è un artista matto che fa sta cosa qua. No, Super Liminal è finito, Super Liminal smuso, è finito. No, poco. Clappato easy. No, guarda, hai capito lo scopo del gioco? Sì, che in realtà praticamente tu, cioè, come si dice, tu vedi le cose in un modo, ma tornando indietro, cioè, rivedendole, in realtà è un'altra cosa ancora. O una cosa del genere. In teoria dovrebbe essere che cambiando anche i problemi più insormontabili, se cambi prospettiva, diventano sormontabili. Eh sì, beh, se riguarda l'indietro intendevo quello, infatti. Cambiando prospettiva. Un profondo veramente significato, ma sotto il gioco, davvero, 5 euro ben spesi, devo metterlo. Anche se però, nel senso, beh, a parte che c'è anche la Battle Royale, quindi è un gioco che per fortuna l'hanno reso un po' infinito, perché sennò... Mamma. Via, usciamo subito dalla live. Come? Cazzo! Da fare una Battle Royale, fermati. Fammi vedere, che è sta roba? Battle Royale. Fammi vedere. Allora. Metto gli occhiali rossi. Somni monete. No, mistero. Vabbè, partita rapida, Battle Royale. Connessione in corso. Vediamo se c'è qualcuno. Oh, in 2 siamo. No, è uscito. Sta davvero in 2. Adesso sono in 1. Ma quindi com'è che funziona sta roba? Praticamente tu devi farti davanti gli indovinelli, no? E chi arriva prima alla fine vince. Ah. E gli indovinelli sono sempre quelli, però. Non è detto. Niente baci, mi stai dicendo, quindi? No, sì, tanti baci, certo. Somni. Cosa beh? Basta. Penso proprio che uscirò dalla live per continuare a disegnare. Tanto non entrerà nessuno. Siamo in 2. Appunto. Il gioco parte lo stesso. Come picchi? Beh, comunque uno più. Uno. Allora, ma cosa stanno facendo gli altri Froci? Stanno giocando a LOL. Oh, sì, ti pare? Esistono altri No. Vado a fargli visita. In ogni caso, io di merda. Mi sbocco. Oltre a quello. No, beh, dai, se non entra nessuno, Puck, vengo su Genshin, così almeno mi aiuti un po' con le quest se vuoi. Che ne ho un po' da fare. Per caso riesci oppure di fare questo single player? Cosa? Se vado in bagno. Sono un secondino impegnato perché sto prendendo una nuvoletta. Ah, ragazzi, non so disegnare le mani. Cosa? Proprio. Non so disegnare le mani.
Adesso come adesso, ma tra un pochino ho finito questa. Ok, ok, faccio una partita, allora dopo vengo su Genshin. Alessio ha startato la partita comunque, se vuoi vedere la partita di Battle Royale di Super Smoozolal. No, perché non guardi Froci. Guardala, ma come? È bellissimo gioco, vieni non a vederla. Non guardi vieni Froci. Vieni a vederla. Ok, sono dentro. Bravo. Vedi, tipo, ci sono da fare gli indovinelli, no? Tipo dei con dei power-up che puoi prendere. E boh, niente poco. Se tu arrivi prima... Beh, parkour. Praticamente sì, ovviamente è un platform. Ma non proprio, cioè è un platform comunque liminale. Super liminale. Oserei dire. Se e vado in bagno. Sono sempre diversi. Non è bello. La scala del... veloce. Lì la... No, basta che vai in mezzo tra i due cosi. Ah, fregato. Ah, no. No, sono caduto. Ah, fregato. Mamma. Ma perché mi aspetta? L'ha superato. Ma perché mi aspetta questo? Ma che cazzo? Perché è un bravo ragazzo. Che cazzo di problemi? Perché mi aspetta? È un bravo ragazzo. Sì, ma non dovrebbe giocare così, dovrebbe tipo... Oh mio Dio, che cazzo di... Oh mio Dio, non c'è niente da fare, allora ci guardiamo. Parla sul telefono, donna. L'hai glacciata? È tipo... Oh! Easy? Glacciata easy? Glacciata easissimo. Cosa che devo fare? Ok, G. Ok. Vai. Glacciata easy? Io la glaccerei. Glacciata easy? Come è già arrivato qua? Ma che cazzo? È un mago? Ma quando... Aspetta che la posso prendere in mano? Ah, poc. Ti ho preso. Stai giocando da chiapparella. L'hai preso? Oh mio Dio. Non so dirti bene, poc. Segui le frecce, stupidino. Ma sono avanti lo stesso, vedi, tipo la linea. No. Non sei davanti. Oh cazzo. Ciao. Oh! Segui le frecce. Sono tipo avanti. Clacciata easy. Sono avantissimo a caso. No, perché Clacciata anche easy. Ma che cazzo? Clacciata easy. Clacciala. Easy. Dai. Clacciala. Clacciata easy. Scrivi ads in chat. Non c'è la chat. No. Zero baci allora. Zero baci. Basta. Zero baci. Se ce la faccio, voglio una statua. Puoi morire. Ok, dopo te la faccio allora. Che statua? Completamente da sola. Cosa? Oceanaid completamente da sola. No, davvero? Sì. E così me lo dici? Io sono riuscito a fare un boss ieri, ma non mi ricordo quale, da solo. Sei forte? Era un boss, era tipo, non mi ricordo, era tipo il cubo ma versione acqua, che non mi ricordo. Ma non era il cubo. Mi stai dicendo che sei forte? Assolutamente sì. Credimi, trustamela. Questa qua è il livello più difficile, trustamela. In che senso ho perso metà vita? No, come? No. Beh, scarsa. No, beh, scarsissimo. No, porco, gli uccelli. Porco, gli uccelli. Beh, ultra scarsa. Io mi sai no. No, oddio, sto livello qua fa schifo, tipo di bacio. Il livello del non bacio, mi dicono. No, non è non bacioso sto livello. Zero baci? Sì, zero baci, trattamelo. No, fa zero baci. Fa abbastanza schifo sto livello. Per me stai dicendo una bugia. Ma il bello è che, ma LOL mi ha aiutato a fare il livello questo. Lui è pro. Non come te che sei scarso. Ma perché mi stai aspettando? Ma mi fa pena, dai, amico.
Mi fai un po' pena. Ma perché mi aspetta? Ma perché mi aspetta? Smetti di piangere. No, ma mi fa pena, povero. Cioè, mi smettila di legnarti. Ok. Smettila no, di legnarti. Tu vuoi dirmi che... No, non te lo dico. No, tu vuoi dirmi che potevo colpire gli uccelli con Razor fin dall'inizio? No, non te lo dico. E non... Non glielo dire. Non glielo dico. E gioca col volume al massimo. Sì, non lo so, un po' di più. Ecco, ha vinto lui però. Baba Struma. Carcio. No, Carcio. Ma dai, mi lascia vincere. No, dai, lo lascio vincere. No, Puck. Victory Royale. No, Puck. Victory Royale. Dai, vince per me. Vuoi fargli fare la Victory Royale? Sì, perché mi ha aiutato. Vuole farmi vincere questo. Che persona gentile. È un vero uomo lui. Non come te che fai schifo. Lo adongo. Ivan, dimmi picchi. No, non te lo voglio dire. Dai. No. Dai. No. Dai. Ok, Puck. No, dai, Puck. E non mi dice neanche picchi. No, te lo dico dopo. Dai. Attendere è sempre la migliore scelta. Io mi soffio. Cosa? Attendere è sempre la migliore scelta. No, dai, lo stavo schivando. No, perché sei scarsa. No, no, non esiste che sei troppo full, porca miseria, ladra, però. No. Attendere è sempre la migliore scelta. Lo dice anche bello figo. Seriamente? No. Ah, ok. E ci credevo per un po' anche. Ma lui come ha fatto? Vedi, lui ha usato una tecnica diversa. Mi sa che non mi sa che hai ragione tu, Bea. C'è un metodo diverso per ingrandire gli oggetti, non guardando verso l'alto. C'è un metodo diverso. Perché lui la clutch fa easy, non come te che sei scarso. Non so quale poca però. Non sai dirmi picchi? Non so dirtelo il poca, sinceramente. No, sono caduto. Non so dirti il santo picchi. No, la santa picchi. La santa picchi, non so dirti. Vuoi dirmi che non sai dirmi la santa picchi? No, a memoria no. Però forse guardando gli appunti sì. Yanfei, no! No, basta. Niente baci. Ma che cazzo... Perché ho... Perché ho tre pedine mie? Ma che cazzo... Zero baci per Ivan. No, come zero baci per me? Zero baci sì. Per me. Eh sì. Non è vero. Vabbè, zero baci X Ivan. Zero baci X Ivan, basta. 90.000 baci. Così tanti ne vuoi? Sì. Ah, ok. Capibile, passi una buona giornata.
significa? Ciao, oh, sono la Bea, gioco col volume al massimo. Lo un po' pagliaccetto seguire a me. Lo sentono tutti il volume della Bea. Infatti. Pam pa 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 pam. La cosa che non capite è perché la Bea non gioca con le cuffie. Sì, è veramente incredibile. Perché è possibile? Ma sta lui a trasportarmi. Ma perché mi stai aiutando a fare il livello? Io devo ancora capirlo. Io è un bravo ragazzo, non come te. Mi fa troppo pena sto ragazzo. Adesso cercherò di farlo vincere. Se non vinci, non ti do più la santa foca. No, dai. La santa pippa. Ma mi stava palesemente trollando, ma non so per quale motivo, perché comunque, boh... Vede che sei scarso. Non sono scarso. E poi, cioè, il fatto è che una modalità Battle Royale sto gioco qua, non me la sarei mai aspettata, proprio unexpected. Dimmi chi è che se la sarebbe aspettata. Io no. Io no. Io. Tu. Davvero, Bea? Sì. Ok, va bene. Ragazzi... Ad da parte la Santa Piki, devo andare a mangiare e torno tra poco. Chama's moments. Ma tanto io adesso vado via, che altrimenti si mettono a piangere gli altri fraci. Vabbè. Oh, di negri! Ciao papà! Ciao papà! Ciao! Ciao papà! Ciao! Io torno tra poco, beh. Beh? Ah, ok, no, pensavo di aver sentito, tra poco. Ciao, a tra poco.
Anche me lo ricordo ogni mattina. Me lo ricordo ogni mattina, un bastardo. Ma sì, ma lui è l'isbocco, infatti. Non per niente si chiama così. C'è un motivo se si chiama così. Ah, figa, tesoro, come la devo bere la bottiglia? No, te lo dico. Ok. Ok, cosa che stavo facendo l'ultima volta che non mi ricordo? Oh, oddio, devo fare anche le cose generaliere. Vabbè, tanto le faccio dopo con voi, quindi. Allora, se vuoi farne qualcuna intanto che parlo qua con Albedo o... Sì sì, no, io adesso dopo una quest, una storia quest, quindi ti aspetto per fare le generali, tanto con lei possiamo farla assieme, mentre questa non posso farla, no. Sì, esatto, una storia quest. Con chi è che devo parlare? Con Smuso? Investigate area, boh, non so se sto facendo questo, non ho idea praticamente, però penso di sì. Non ne ho minimamente idea di quello che stavo facendo. No, questo mostro qua lo eviterei troppo, tipo. Non mi piace molto. C'è una cosa qui. Cosa? No, non voglio morire di freddo. Dai. Ma questo se tu sei scaricato tipo giga e giga di dialoghi in giapponese? Sì. Mamma. Cosa? Bello il giapponese, la voce no, di giapponese. Sì, è in tema con il gioco, però quanti giga sono tipo, quando non mi ricordo neanche più. Ah, boh. Cioè, magari mi sei anche esagerato, tipo tutti quei giga là intendo. Cioè, non da scaricare, dico, sono troppi giga, com'è possibile? Per qualche voce, cioè, veramente, 5 giga di audio, boh. Non lo so. E poi, tra l'altro, sono tutte voice line che skippi, perché... Cosa? E poi sono tutte voice line che skippi, perché... Sì, esatto. Tipo, loro che si è messi tipo anni e anni per svilupparlo, magari, fare una storia bella, tu tipo che skippi. No, non voglio sentire. Sunshine Sprat. Dov'è? Rosario è la fine di Rosario. L'unico di cui oggi ci siamo lamentati in classe. Lui è un figo. Tipo, è proprio. Sai cos'è il laboratorio di telecomunicazioni? Tipo, è il borderline tra il bene e il male, no? Tipo, c'è il Rosario che tipo è il bene, che tipo ti mette tranquillità, che scherza con te, che ti insegna con calma, che è buono. E poi c'è il male, c'è quel pelatone dietro, che potrebbe incularti da un momento all'altro, e di cui hai cagato tutto il tempo. E poi il confine tra il bene e il male, quel laboratorio, solo per colpa di giuriato. Ovviamente sempre colpa sua. Odio giuriato. Vabbè, oggi ho detto a mia mamma, oggi ho parlato solamente di
praticamente di professore di giuriato, e lei: wow, chissà perché non me l'aspettavo. Ormai beh, ha capito anche lei, cioè nel senso, cazzo è quello. Boh, cioè Alvedo mi ha dato una roba che devo cucinare, ma sembra tipo cocaina. Cosa? Ma aspetta, ma cosa che ti ha dato da cucinare? Una pizza? Pensavo è sale. Eh? È sale, tutto bene. Ma mi sa che l'ho già fatto allora. Potrebbe essere. Adesso guardo in teoria. Non lo so, sinceramente. Cioè, tu hai parlato con Alvedo? Sì, ho fatto le queste al Bedo. O sto facendo ancora, non ho idea. Però mi ricordo di aver fatto una cosa in cui cucinavo qualcosa. Anzi, ci sta in questo momento qua con Albedo. Sono a Dragon Spine in questo momento. Cosa? Spoiler. No. Yeah. Ah. Wow, it looks like something's appearing. Vieni, tesoro mio. Cosa? Vieni, amore. Paimon av. Io ho tolto di Genshin nella live perché so che non si sentirebbe niente, poi più che altro perché è troppo alto. Questo nuovo cuffie si sente tutto quanto troppo boostato. Ancora? No! Oh, bello, che quello che imiti lo sento fin qua, e quello è il bello, quindi sento anche l'audio del computer. Scusa, ma Alvedo non puoi venire qua, così non devo fare la strada 10 volte, grazie. No, non vuole. Oh, sta fuori al freddo. Dai, parla con questi dialoghi, parla, dai. Io che ho tolto le musiche. Oh, è startata The Snowy Past. Go to Dragon's Spine. Andiamo. Parliamo con gli amici. Come? Vale, sta morendo di freddo. Oh, qua. Ti devi ancora a mangiare? No, non ho dato. Ah, ok. No, perché infatti erano già le 9, ho detto, com'è possibile? Strano. Ah, oh, grazie. Ok. Parla al Joel solo, solitario. No, 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 poco.
Non gli parlo, è solitario, non gli parlo. Ama ancora questo bambino di schifo. 9 su 10 che sto andando dalla parte sbagliata. Molta più in te stessa. È Ula, licenza di Ula. Iula? Sì, Iula. Ma cosa stai facendo, scusami? Non stirti bene, Poca. Sto facendo tipo una quest dove devo andare a Dragonspine, si chiama The Snowy Past. Aspetta, perché non so che quest sto facendo. The Snowy Past, non so. Boh, c'è tipo Eula che mi sta parlando, c'è Amber che sclera. E c'è un bambino che si chiama Joel. What? Ma stai facendo la... Non sto capendo. Boh, non so di nemmeno io, Poca. So solamente che si chiama così, The Snowy Past. E basta! Ma se tipo... Ma cosa? Non ho capito. Ma se tipo rispondesse una volta la prof in inglese con indeed, lei si trigger. Tipo, yes, we are... No, perk, ferma. Indeed. Secondo me non so neanche cosa vuol dire. Salta, cazzo! Tipo, indeed sarebbe tipo un sì, ma versione è molto più figa, perché indeed, cioè... Non devi mettere yes, we are, we do, queste cose qua. Cioè, tipo, il sì dello swag. Il sì umico. Ma domani prendi il vegano swag? Sì. No, beh, nel senso non vieni in bus. Sì, sì. Ok. Segui la provenienza della voce. Oh. Sì, praticamente è una story quest. The Snowy Past, Shadows Meets Snowstorms, Act 1. Questa qui. Non so dirti più nient'altro dopo di questo. Ok, corriamo in alto. Albedo che viene fuori da un masso e fa prendere paura al traveler a caso. Ma perché a volte Paimon sbatte i piedi a caso, che non capisco? Vorrei tanto capirlo. Se solo leggessi i dialoghi. Ma io non li leggo. Fine.
Ah, comunque, Fede mi ha consigliato ieri. Mi ha detto che tipo dovrei buildarmi meglio i personaggi perché ognuno tipo dovrei mettere solamente una cioè tipo a uno dovrei mettere tutti i potenziamenti di HP, a uno tutti i potenziamenti di attack e cose così, non tipo misti. Poi non so se sia così oppure no. Beh, in realtà cioè non so, cioè dipende da come vuoi buildarli te. Perché hai detto che tipo ognuno deve avere un'abilità, cioè un cioè lo usi in situazioni diverse, infatti. Quello lo usi sì in situazioni diverse, ma decidi te come buildarlo, non è che... Ah, ok. Dai, perché secondo me è giusto così, perché tipo ognuno deve avere tipo un po' di attack in più, un po' di HP in più, no? Tipo solamente attack o HP in più, se no hai due cose sbilanciate. Non ha molto senso. Così, cos'altro da cani? Sincioni tolte. No, ho sbagliato il mostro Ucco. Ecco giù. Sì, ma mentre ce la mente sta andando avanti la storia, sto morendo per di freddo. Non ha senso che menzioni i dialoghi muori a caso. Dai che sto morendo. Ah, comunque in teoria l'ho finita quella di Albedo, perché cioè adesso c'è una story quest, non sto facendo Albedo proprio, quindi boh, non lo so, sinceramente. Devo ancora imparare a distinguere le quest. Ah, comunque prima ho anche finito... ecco, sono stato ad Albedo in gabbia, scherzato. Sì, cosa? Sì, Albedo in gabbia, Bennett in gabbia. Allora, sono più o meno... Sì, allora sì, no, sto scherzando, sto ancora facendo quella quest lì. Scherzavo. Tu sei già arrivato a questo punto qua? So, perché ovviamente sto facendo un'altra cosa e sto cercando di capire come farlo. No, tipo a un punto tipo c'è Bennett in gabbia. Perché io sono a questo punto qui, tipo c'è arrivato anche Marco e quindi so che è la quest di Albedo. Anche perché sto parlando con lui. No.
queste cose sono impossibili da sconfiggere, stanno scherzando. Ma non li batterò mai nella vita, tipo? No. E vabbè, mi ha shottato. Ma perché mi shotta sta merda qua? Se non ci fosse sto pirla in mezzo sarebbe molto più semplice. Niente, deve rompere i coglioni. Dov'è il coso per fare nascere? Eccolo qua. No, dai, sbiccio. Ok, ucciso. Apriamo. ここに切り替えて解明されてないともうん、顔色には僕は先に拠点に戻って君たちが戻ってくる頃に奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。 Ma che voci stanno insieme dei dialoghi schippati? Che con la voce attiva, perché l'ho già attivata, no? Con la voce attiva è stranissimo sentire i dialoghi schippati, perché tipo sentire la voce interrompersi continuamente. È tristissimo.案内された他のものは少ないなと思うでしょうね。でも一応いいでしょう。これで万事だ。最後に忠告しておくだろう。法人アルベドのことを何度も信じない。考えなしに行動しないように。もうなんだ彼女みたいな人。もうパーン。 È un po' perché non faccio. Aspetta. Dai, finisci il dialogo. Che palle.
È bello come nella storia ho appena scoperto che è Bennett, ma io ce l'ho già. まあ、焦らない。こういう可能性は考えたくない。この世界の法則、なぜなら、しかし、君の命に真似して、錬金術に新たなインスピレーションを加える。なんか出てくるぞ。Allora, aspetta, shock un po' di cose. Ah, solo 7 però. Okay. Prova a fare un pull da 10, beh. Fare un pull da 10? Sì. Fallo. Ma faccio con Albedo con la signora Eula. No. Eh? Vedo. Ok. Vada per il 10. Beh. Non ti arrabbi se per essere stato al vedo, vero? Oh. Ma perché mai la prendere con filosofia? Aspetta, manda la foto sul gruppo. Se non mi credi. Non sto trollando. Dov'è che? Cioè, è bello che ti mi hai detto, fallo di Albedo, ho avuto un culo ascoltarti. Probabilmente in questo momento qua non ce l'hai neanche. Ah, ma lui è Geo. Ok, ok. E sarebbe tipo bellissimo adesso usarlo se lo sapessi usare. Ma tu scusa, non puoi fare. Non riesci a fare pull bear? Sì, ma tanto non lo vinco. Cosa? Sì, ma tanto non lo vinco. Ma anche io adesso ho fatto così a caso, l'ho vinto, beh, non si può sapere. Se butti la cazzo di cane puoi anche trovarlo. Cioè, una volta o l'altra te lo comprerai prima o poi. Non è vero, non mi hai visto, ma che cazzo te l'ha detto?
Vediamo che gli metto questo, poveraccio, però. Mi metto questo. Ok. Non ho molti artifacts da metterli, però. Ma questo. Oh, beh, la piuma fa schifo. Ok. Non c'è più niente. Cioè ho già di default 8000 di HP, wow. Sì, a parte che dovrei prendermi anche la spada, però. Torniamo al campo. Albedo che parla d'Albedo. Molto sus. Ah, comunque sai perché ieri Pacca mi ha lasciato nel canale vocale del server 3H? Ho saputo perché, non perché volevo effettivamente parlare nel server. Sai cosa volevo fare? Beh? Sì, no, sono qua. Sì, sono qua. No, ho detto, sai cosa volevo fare ieri con Cesarotto, Miaila e Pacca nel server 3H? Cioè, quando erano nel canale, non erano per parlare. Volevano trollarmi. Cioè tipo loro si aspettavano che io entrassi e tipo loro uscivano subito. Non ho ben capito il perché. Tanto non sono entrato perché devo fare i compiti. Quindi. E finché li stavo facendo, quindi adesso noi il pasto l'ho finito.
ancora di nuovo. No, perché Aaron si è chiamato Aaron è brutto come Zana Holly. Che cazzo? Chi è che l'ha chiamato così? Poverino. No, non si può chiamare. No, forse è andato da solo. Non lo so chi l'ha chiamato. Fa 8000 dialoghi ogni volta, che palle. Ho visto nel polmo. Taritomo, konnichiwa. Sashiburi da ne. Sakko, nani? Boktachi wa budan. Sa, iyo no toku. Dousu, toushita shite. comunque stai ancora facendo la quest con la tua oppure è finito? Cosa? Sto ancora facendo. Ah, ok. Torniamo al campo. Ciao Pietro, ma che cazzo? Pietro. Pietro, non ti sentiamo. Ciao. Come sei entrato, Pietro? Cosa ti ha più spinto a entrare? Non lo so. Pensavo se foste tutti qua e quindi per socializzare sono entrato. Ho ragione. Sì, diciamo che in altro grado c'è più gente, però sto giocando a LOL, quindi saranno tipo urlando tutti quanti assieme. Di sicuro. Io invece, sono qua, senza fare niente, senza uno scopo nella vita, quindi guarderò un po' il telefono finché non mi stufo. Non stai facendo i compiti, Pietro? No. Come no? No, Piti. Domani interroghi matematica, Lo so. Devi studiare allora. Nel caso spiega. Guarderò il libro. Ma la Bea? Cioè, la Bea è morta? No, è qua. Sì, ma non parla. No, perché sta giocando. Ah, è concentrata nei suoi scopi. Capisco adesso. Ne questo è il bacio. Se vado dagli altri negli amici live e poi ritorno qua. Penso che non ti cagheranno di strisce che stanno giocando a LOL. Oh, cioè, probabilmente. Povero Pietro. Lui si illude che qualcuno lo sente mentre giocano a LOL.
No, lasciamo il mio così. Non ci posso credere. Bella giornata, Pietro. Te ne ho cagato un minimo. Sì. Ah, ok. Un casino comunque. Adesso mi è salita la gatta cicciona, ma quanto sei bella cicciona. Quanto sei bella canciuta rotonde giampe. Che bello. Lei è bellissima. Pizza che si vanta del suo gatto. Bella. Poi c'è Alessio con che starà giocando ad Apex, penso. Sì, sta giocando ad Apex. Ma io ho paura con tutta quella gente ad andare. Ma c'è anche il dottore? Non sa dirti perché. No, non c'è Marco. Ma perché? Perché comunque ha Arthur come immagine profilo, Marco. Sì, no, beh, comunque non c'è neanche nel locale, quindi no. Ciao, gatta, bellissimo. Niente, Pichi, non saprei dirti, Pichi. Amica, mi salta. Ma hai finito di leggere il libro, Pietro? Mi mancano tipo 4 pagine, però non c'ho voglia. Ah, io prima, raga, ho finito il libro. L'ho finito tutto quanto. Anch'io sono a pagina 187 su 190. Ah, ma perché tu hai l'altro libro, è vero? Io c'avevo il libro quello con le pagine in meno. Sì. Quello più swag. Però adesso... Cosa? Penso che finirò il libro adesso. Che non c'ho niente a fare, c'ho la stella che bella qua che mi rompe, per cui finisco il libro. Ok, va bene, buona lettura. Grazie, buona serata. Ciao, a domani. Ciao. Ciao. Vedi che mi metti uscire la chiamata? Ma Peter si è dimenticato uscire la chiamata? What the fuck? Io comunque, beh, immagino solamente che adesso mi porterò il libro ogni giorno solamente per la Anna. La porterò solamente per fare servizio di lettura a lei.
o per quelli vari che mi chiedono il libro, però principalmente per lei. Ah, dov'è anche il monkey? Ti cos'è le verifiche di recupero? Ah, sì, deve consegnarcela in teoria. Speriamo bene. Cosa? No. Pensi che non sia andata come sperato? No, mi devo aspettare qualcosa. Beh, io spero bene intanto. Sarà sufficienza comunque intanto almeno una parte degli argomenti dei... Come si può dire, gli hai... Gli hai... Come si può dire, chiusi insomma, come si può dire insomma, li hai messi da parte. È già qualcosa. Tanto comunque fai conto che questa qua secondo me... Cioè la prossima che ci farà sarà più semplice. Perché non sono più tipo tutte le robe teoriche. Tipo è anche con la brada del programmino, tipo è una roba tipo Java. Sarà più semplice secondo me le prossime. Anche perché se non ci fa fare tipo la doppia verifica c'è un motivo. Non mi manca per arrivare. Ma mi manca ancora 3.000 di esperienza. Ah, comunque è una domanda che mi ha chiesto mia mamma. Ma adesso tipo sai le cose che si è scritto William sul foglio? Sì. Cioè insomma le elementari nostre. Sì. Ecco, ma adesso voi tipo le direte ad ogni professore la loro oppure le direte tutte quante a Monkey? Non lo so, cioè non ho mai fatto strada. Non ho idea. Saprò senza allora. Beh, diceva che William era tipo sempre, è sempre stato vice gli altri anni, quindi non lo so se lui lo sappia, però penso di sì, dai. Penso che, cioè mia mamma ha detto che è molto più probabile che per esempio le dica a Monkey. Perché se no andare ad ognuno a parlargli non mi pare, cioè non mi pare una cosa molto sensata. Sarà il coordinatore che dopo infatti di cui c'è il nome coordina gli insegnanti, no? Penso io. Ma per esempio comunque le cose insegnanti ce le dice gli insegnanti, ma le cose dei studenti cioè la tiene per sé e basta, non è che tipo va a dire a qualcun altro ancora il problema. Non penso più che altro. Ah, ecco, ormai basta. Cioè doveva essere stato risolto in classe, ma purtroppo così non è stato a quanto sembra.
Ah, poi ho visto comunque beh, cambiando di argomento, comunque sai tipo come si dice, quando tipo prenoti per andare al Big Bowling, no? E nel sito praticamente, vabbè, a parte che il sito si è cambiato e tipo l'ha preso, ho scoperto quando il sito che l'ha preso in mano un'azienda di Modena, se non mi sbaglio, vabbè. Vabbè, comunque praticamente ho visto che posso fare come gli altri anni ho sempre fatto il modulo per il compleanno, no? Però praticamente posso fare, perché diciamo che è comodo, perché invece di andare tipo lì e dire voglio fare questo, voglio fare quello, fai tutto quanto automaticamente praticamente, no? E poi perché è più adatto, che tipo ti addobbano la tavolata, queste cose qua, bla bla bla. Solo che praticamente ho visto che vabbè, il menu posso sceglierlo io e tipo tutti e tre i menu che mi propongono sono a 10 euro e tipo contiene o la pizza o quello o quell'altro, quindi alla fine non cambia molto. Le attività posso tipo mettere, non so, che voglio fare due o tre o quattro attività. Però tra le attività che ci sono che sono possibili da fare, non è compreso il biliardo. Quindi non capisco se devo richiederlo da solo, cioè nel senso, perché gli altri anni si poteva, adesso non si può più, a quanto sembra. O mi sbaglio io? Non so. No, perché, cioè nel senso, non posso richiederlo, cioè giustamente poi non penso che sia l'unico metodo, cioè tipo, se vai là penso che tu possa dirgli ascolta, voglio fare anche quello, cioè dai, non penso che per forza bisogna seguire quel modulo lì. Anche perché mi ricordo che anche gli scorsi anni facevamo un po' come volevamo. Lo spero, perché più che altro Alessio mi ha detto che non tutti giocano a biliardo, no? Infatti per quello metto il bowling, capito? Che chi non piace il biliardo fa il bowling, no? Beh, secondo me è tipo è giusto così. Poi non so, dimmi tu, perché tu conosci meglio gli altri della B. Beh, non so, non siamo mai andati a giocare. Beh no, dico magari sai se qualcuno ha preferenze per questo o per quell'altro, che in caso ce ne mi organizzo comunque. No, non lo so. Ma boh, allora beh, penso che chiederò ad ognuno allora. Anche se penso che però non molta gente verrà al bowling, cioè vedendo un po', come si dice, magari c'è un ambiente tipo chiuso, e cose qua sarà un po' difficile organizzare, perché non è tipo come dire, non so, vieni a casa mia, capito? Quindi boh. Sì, vabbè, questo qua è impossibile, non lo batterò mai da solo, ti pare? Lasciami fare una mossa. No, è impossibile, è impossibile. Scappa. Giustamente poi questa è una storia che sono anche impiantato adesso, perché non posso nemmeno farla con voi. Non capisco dove sto sbagliando, tipo potenziare i personaggi, nel senso, perché mi pare strano che ti facciano così poco danno, cioè non so cosa devo fare. Cioè, cosa mi consigli per fare per potenziare i personaggi? Perché non so, cioè tipo io faccio pochissimo danno, non capisco. Con chi?
Ma in generale, cioè nel senso, vabbè, col Traveler sto vedendo un po' di progressi per quello, facendo tipo 1000 danno a volte, però vabbè, che io lo sto potenziando, però vabbè, cioè in generale tipo mi sembra di fare pochissimo danno per il mio livello, mi sbaglio io magari, non lo so. Solo che ci sono dei boss impossibili da battere. Per quello dico, cioè non lo so. Dovrei tipo cominciare dagli artifacts o cosa dovrei fare? Perché davvero non ho idea, cioè se sia magari l'arma brutta o boh, cioè non so più che altro, perché mi pare davvero strano di fare così pochi danni, per quello dico. Oh sì, di solito si potenziano gli artifact. Sì, no, per quello sì, però boh. Guarda che tipo ne ho usati tutti quanti, quindi per quello cioè ne ho pochi da potenziare, però. Sì, beh, comunque diciamo che dipende, ovviamente dipende anche dall'eroe comunque, perché adesso sto vedendo con un Albedo, per esempio, fa già abbastanza danni anche se l'ho livellato poco. Per quello però mi sa che ho ancora molta strada da fare.
Ciao. No, chi è entrato? Era Aaron. Si è sbagliato. È entrato Aaron per un attimo. Ciao. Ciao. Sono passato a salutarvi perché adesso me ne vado e ho fatto delle partite stupende, ragazzi. Mi sono divertito tantissimo. Voi avete giocato al Genshin? Stiamo giocando al Genshin. Ma Beatrice alla fine hai shoppato. Beatrice? No, ho capito. Hai shoppato alla fine su Genshin? Sì. Davvero? Quanto? Ieri. Oh, che no. Vergogna. Quanto? Davvero siete arrivati a qui? Ma come puoi shoppare quando giochi a un frame o due al secondo? Sì. Vabbè, ma quanto è shoppato, Bea? Quanto è shoppato? Ma poi con un delay di tipo 15. Zitto, Fedo, zitto, Fedo. Quanto è shoppato, Bea? 5. Oh, e hai trovato qualcosa? Assolutamente no, ma figurati se ricevo una gioia nella mia vita. Normale League Player. Ma che partita ha fatto, Pacca? Facciamo un'altra partita, Pacca? Sì, dai. Il giorno in cui la Bess impoverirà per pulire trovare qualcuno. Sai che faccio l'ultima partita io. E vedi, io vado, ragazzi. Ah, Madonna. È stato un piacere. Ciao. È da tipo due mesi che non mi taglio i capelli. Vedi? Video, cazzo. Vendi casa sua e trova al massimo tutte le costellazioni di Lisa. No, guarda il cielo con il telescopio. Vedi tutte queste stelle? Sono tue. Tranne qualsiasi champion al 5 stelle. È mio. Cos'era questo verso? Non lo so. Io che mi stavo spiracchiando. Fa sempre cose strane, Fedo. Non facciamo strane domande. Non è vero. Mica gioco con personaggi che usano tentacoli hentai. Cosa? Ci sono hentai. I miei preferiti. Aspetta, ti devo mandare una cosa. Ci sono più tentacoli, ci sono. Non so se mi spiego. Più gente, più divertimento, ovvio. Basta, penso che diventerà il mio main, Eloy. È un orribile persona. Cioè, insomma, come cazzo ti chiami, Ivan? Ma come mi cazzo mi chiamo? Sono il falso slavo, dovresti sapere come mi chiamo. Sì, perdonami, Ivano lo scribano. Lo scribano? Che cazzo? Ah, mi sono dimenticato cosa dovevo dirti. Ma come? C'è la memoria di... Colpa del gatto, oh, vaffanculo. Ma come il gatto? Cosa c'è da Ken, ma... Guarda la chat degli amici. Guarda la chat degli amici. Degli amici. Mi dirigo a guardare la chat di amici. non conosco questo anime. No, per niente, nessuno lo conosce. No, è totalmente nuovo. Di cosa parla? Non te lo dico. Ma la filosofia dell'hentai l'hai mai sentita? Cosa? La filosofia dell'hentai l'hai mai sentita? Io? Mai. Mai. Che cosa? Oh! Guarda, c'è un... Aspetta, adesso vado a insultarli. Che cosa? Ah, sto insultando un certo About Ivan. Dove? Lol, no, anche io. Sto spesa per il seguente motivo, ostilità. Considerato abbinabile, papà. No, ti giuro, è stato Twitch a farlo, perché viene fuori, potrebbe essere, è Twitch a farlo, non io. È l'automod. Ma toglilo, disintegralo. Disinstallalo. Cosa gli hai scritto? Fai schifo. Aspetta, a volte scrivo non so anche Madonna. Consentire, rifiutare. Consentire. Consento. Senti, esco dalla live che sento cose. No, ho messo fai schifo. Ma cosa, perché siamo nel draft? Cioè, scusa, siamo andati blind? No, la bella domanda è, perché siamo da tipo 3 giorni in un canale chiamato 1v1 Matteo LOL? Ah, mal di stomaco. Io non l'ho ancora capito.
Però boh, lo lasciamo qua nel dubbio. È tipo il canale per... Ma in realtà serve questo canale per LOL, quindi lo metto giù, perché è meno importante. LOL, Matteo, ti aspetto. Ma abbiamo due tank. Aspetta. Dai, che dici, Pacca? Faccio già parte del tuo team, da come vedi che utilizzo... 300 livelli ti saprò rispondere. Eh? 300 livelli ti saprò rispondere. Ma neanche te sei a livello 200. Ho capito, ma tu non dica sei a livello 217. Sono 14. Insomma, dai, faccio già andare alla Lega, che cazzo ne so. 17. No, sono, davvero sono 17, sono 14 io. No, è per 17. Ma come il 17 che... Adesso controllo. Cosa vuoi dire? Tu hai Prime? Adesso controlliamo. Ho Prime? È una domanda. Non te lo dico. Sì. Ah, e se vuoi puoi andare a scattare cose su Prime Gaming. Sì, so, devo semplicemente andare a chiedere a mio fratello che mi invia la password delle mail, sto stronzo che sta in Moldavia adesso. No. Perché? Ah, un team di Loli. No, Loli non sono. Nessuno di loro è... Un team di Loli? No, Loli non sono. No, non scontato. Sorry. Guarda, è davvero un personaggio. Akali chiede all'out contro Akali incubo della città del crimine. Ma non hanno un jungler loro? No, e sai una cosa divertente? Ah sì, noi ce l'abbiamo a caso. Eh sì. Sei contro due persone in top. E la mid no, adesso. No, spero. Perché la mid è persa? Perché sono contro main Akali. E io non sono main Akali. Io gioco a Kali tipo... Sì, ma se io ho due nemici in top non ce la faccio. Okay. Vabbè, magari soccombo fino al livello 6 e dopo al 6 magari inizio già a fare cose, ma prima... Al 6 li one shot tutti. Ti immagini, beh, stanno tutti attaccati. Sì, sì, quello sì, ogni tanto non so che i momenti si creavano nella scorsa partita nel quale erano tutti uniti e picchiavo forte. Sì, ma io mi ero... Un gatto di merda che sta sopra la mia felpa. Sì, davvero un bel gatto. Ho sempre sentito insulti di odio verso Yumi. Ma perché? Ma siete anche voi due in... No, non abbiamo un jungler. Perché Trandol è stupido. Vedi perché non faccio... Vedi perché non voglio fare mai blind. Blind. Non mi è stato detto perché... Ah! Un altro stiracchio? Un brush, sai, non erano chiari. Perché? Oh, che fa? Oh, mi stile mi... Ma perché? Anche lui fa, ma quanto... Là, quanto pare. Ma perché è venuto da me? Perché l'ho mandato via. Ma dai. Ed ecco che è arrivato il top lane. Top lane, perché sono due a quanto pare. Ora anche voi siete due. E visto che nel team avversario sono dal primo all'ultimo sparatori, questo mi creerà problemi. Perché sparatori al posto di campioni ad alta gittata? Ah, perché sparatori è più rapido come parola. Sì, ma loro non sparano, alcuni lanciano. Oi, Tardinger fa. Come, scusa? Perdone, mi capita spesso di insultare David in moldavo. Perché? Che David è moldavo. Ma chi è David? David è il mio vicino di casa. Ti piace che l'ho raccontata a metà? No, non ho mai sentito questa storia, però ok. Perso pure il carretto. Ma dov'è il mio? Se n'è andato pure, ma... Non si è neanche reso utile. Ta-ta-ra,
Ok, claim. Beh, per poco non ero rank 39. Ma cosa stupida è questo? Mi è andata a casa la torre. Ah, che cazzo ha detto? Come vai, Mid? Non sto perdendo male. Mi farò valere. Vabbè, il nostro Miss Fortune è morta. 14 di vita, 15 di mana, esatto. Ma? Ma, beh, non ti hai tipo creato il secondo account per riuscire a pullare meglio? Sì. È per questo che ieri stavi facendo quella roba là con non so, carte e altre robe. Carte, non ho capito. Sì, che ieri beh si sta lamentando di cose. Non ci credo. Ma sostanzialmente livello 10 non ci giochi, come è l'account là, Bea? Cosa? No, ho detto che l'account secondario non ci gioca molto la Bea perché è livello 10. Ma sono l'unico che non sente la Bea? No, Bea non parla, mi risulta. E allora com'è che Valente ci sta parlando? No, sta parlando perché sta facendo un'affermazione. Ah. Ma... con lei che non parla da 10 minuti. No, ha parlato poco fa. Ma che cazzo? Perché sento poco nelle cuffie? Invece è Valente che sente tipo le voci. No, prima ho parlato. Infatti. Ah, ok, ora la sento. Oh, beh, è depressa ogni volta che la sento su Discord. Perché su Discord? Come non ho preso la kill? No, 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 mi stai cercando di quelle bullshit. Anche quando avrò raggiunto il livello 6 non dovrò più soffrire così tanto. Shit. Valente? Sì. Ah no, aspetta, non è Valente, no, aspetta, non è Valente. Beatrice, Beatrice, per respiro. Non sto respirando io. Che cazzo sto soffiando, vi prego. Ma... per il bosco provinciale ci sarebbe un ban apposta. Perché fa confusione respirando. Un girone dell'inferno tutto per loro. Il microfono troppo vicino. Lo spiegherai il tizio che bannerà. Che ti banna. Quando ti vorrà far rientrare. Se ti vorrà far rientrare. Non ho capito. Nulla, nulla. La tua fine è già decisa. Che cosa hai detto? Oh, comunque siamo ancora a 0-6, eh? Sì, sì, ma tranquillo. Ho sbagliato a tornare in base. Mi mancano ancora 50 monete. Mo' che faccio?
attendo 10-20 secondi per queste 40 monete. Sto circa vincendo la top lane, penso. E contro? Sfortuna e Senna. Sì, sì. Perché il nostro, quello lì che doveva fare il jungler, ancora no, di livello 2? No, è appena salito al 3, wow. Perché è stupido. Noi ne abbiamo due di scemi nel team. Anche l'altro, quello che dovrebbe aiutarmi in top. Perché lui si è preso le cose da jungle, quando va, poi va a caso support. Ma almeno se lo facesse sto support, ma non lo fa. Non fa il trundle. Per questo non voglio andare blind. Cioè, il corpo non siamo noi due, siamo grandi e vaccinati. Possiamo andare in draft. Ah, allora tu sei vaccinato. Esatto. Io sabato farò il vaccino, mi sa. Oh, finalmente. Ma stupido miscredente. Ma perché tu premi così tanto per fare che faccia il vaccino? Non ho ben capito. Spurlovax. Allora, ho sentito che ti mettono l'ebola nel vaccino, Speriamo bene. Chi ha detto? Magari va andando per l'ebola. Qualsiasi cosa mi porti in dad. Addirittura. Beh, no, in realtà quello no, perché in questo momento l'Ebola non se ne frega un cazzo a nessuno. Beh, ci sarà una pandemia di Ebola o qualcosa del genere. Una pandemia di Ebola. Madonna, che palle! I loro team non hanno neanche un campione da corpo a corpo. Vedi, ti va bene già un po' meglio, Mi spieghi cos'è che cantichi? Non so perché cantichi. Faccia nera? Ah, è vero, è vero. Ho fascetta nera, non so come cazzo. Fascetta nera. Pa 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 para. Pa 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 para. 0 a 10. Ta 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 ta. Non ci credo, cioè ho provato a utilizzare la mia ulti tutta là a carico, ho finito il mana. Coso pacca? Io non sono in mid. Non sono in mid. Sì, l'ho notato dopo. Notato peggio. Fiddare a Kali è molto peggio di Fiddare Senna. Che brutta partita. 0-12. No. Come te? Ah sì, la squadra era 0-12. Avevo paura che fossi tu il 0-12. Ragazzi, comunque adesso io vado. Addio. È stato bello. Domani, Donnelly, interroga. In teoria sì. Ma va, in teoria va detto di no. Boh, non lo so, tanto non è di mia competenza. Quindi non lo so. È un modo gentile che tu non, per dire che tu non sei interrogato? Esattamente. Allora ragazzi, io vado domani. Ciao, a domani. Ah, pure io che attacco senza. Alla prossima, ciao.